Un gol a testa e un punto per parte in Cerignola Potenza, match che testimonia l'ottimo campionato di due squadre in piena zona playoff. Al Monterisi Volpe risponde a Samele, ma nell'elenco dei protagonisti c'è spazio per Saracco, portiere dell'Audace, che ipnotizza dal dischetto Caturano sullo 0-0. Le formazioni: Cerignola senza Bianco e Botta, Pazienza conferma dal primo minuto il 3-5-2, ma tiene in panchina Schick preferendogli d'ausilio. In attacco conferma per la coppia Malcore e Samele, chiavi della difesa affidate a capitano Allegrini. Stesso spartito per il Potenza di Raffaele, privo di Aziosmanovic e Armini. In difesa si rivede Sbraga, fascia destra affidata a Gianfi, in avanti Caturano, miglior marcatore con 16 reti, e Murano. Tanto equilibrio in avvio, prova a romperlo Malcore a giro su punizione dei 20 metri, destro che non trova però i pali di Gasparini, questione di centimetri. Ancora Malcore, protagonista al 14esimo, calcia da sinistra, Gasparini non trattiene, poi insieme a Rocchi anticipa Samele, pronto al tapin da pochi passi. Poi entra in partita Russo, che chiede e ottiene la triangolazione da Capomaggio, destro a mezza altezza sul primo palo che Gasparini respinge. Sul prosieguo dell'azione il cross per D'Ausilio è fuori giri. L'ultimo terzo di frazione è favorevole al Potenza, gran giocata di Murano che approfitta di una distrazione di Blondetto e calcia dai 25 metri. Saracco ci mette la punta dei guantoni, il pallone pizzica la traversa ed esce. Il Potenza perde Gianfi, dentro Verrengia che va a sinistra, Volpe slitta a destra, potenziale sliding door della partita al 42esimo. Murano approfitta di un errore di Blondetto e serve Talia in area, impatto con Allegrini in caduta, Bordini indica il dischetto, del rigore si incarica Caturano, sinistro a incrociare, risposta da fenomeno di Saracco che chiude in corner. Il secondo tempo inizia con l'Audace in gol, 20 secondi, Russo taglia il campo con il pallone tra i piedi e da destra assiste Samele, tiro di prima intenzione dalla lunetta e Gasparini battuto, primo gol con il Cerignola per l'attaccante di proprietà del Sassuolo. Il gol alimenta le certezze del team di Michele Pazienza, che manca però spesso di precisione nell'ultimo passaggio. Al 57esimo va fuori Allegrini per Tascone, Capomaggio torna al centro della difesa, Tascone subito nel vivo dell'azione, destro dai 20 metri su invito di uno scatenato D'Ausilio, largo di poco, reazione Potenza, Steffè crossa da destra, Murano spizza di testa e Caturano in spaccata non ci arriva. Ubriacante D'Ausilio a metà frazione, salta Girasole e Sbraga, Gasparini sporca il suo assist e Malcore affretta la conclusione calciando alto. Ultima giocata della partita per D'Ausilio, sostituito da Schick. Al 78esimo ecco il pareggio ospite, pennellata di Cittadino dalla bandierina, Volpe prende sul tempo la difesa e stacca sul primo palo, Saracco battuto 1-1. 60 secondi e il Potenza sfiora addirittura il sorpasso, Murano coglie la difesa impreparata, entra in area da destra e calcia, Saracco salva mettendoci il corpo. Cerignola che ipoteca la partecipazione ai playoff e sfiderà nel sabato di Pasqua il Crotone. Potenza, che conserva la nona posizione, si prepara a ospitare al Viviani il Monopoli nel prossimo turno.